Buonasera, buongiorno. Ciao. Ciao. Hi. Ciao. Ciao. Qual è la prima domanda? My name is Enrico. Lucio. Marco. Federico. Christos. Leonardo. Niccolò. I'm 22. 22. 25. 23. 24. 29. From the UK. Firenze. Dalla Grecia. Da Sesto Fiorentino. Viareggio ma studio a Firenze. Viareggio ma studio a Firenze. Io penso che tu sia bellissimo. Vuoi uscire con me a prendere un caffè? Va bene. La porta a cena? La ascolto. Okay, io non so mica fare a rispondere. Io sono sincero, mi ubriaco. Ci ubriachiamo. Perché rispondi? Abbiamo scambiato il numero del telefono. Il giorno dopo siamo usciti per una cena, poi per una birra. Pose kind of changes for every girl, but I try to be as much myself as I can possibly be. Io generalmente dico cosa penso direttamente negli occhi. Mia moglie. Era ieri sera, quindi nada che nulla. Grazie a degli amici comuni ci siamo conosciuti, o almeno ci siamo riconosciuti, perché ci conoscevamo anche quando eravamo bambini piccoli. È stato in un lago sacro e l'ho conquistata in una chiesa. Abbiamo parlato una sera ininterrottamente in un locale all'aperto. Mi sono avvicinato, ho cercato di essere il più naturale possibile. Fra l'altro lei ha mostrato interesse per me perché io non provavo interesse per lei. E poi niente, ci siamo innamorati. Sì. Ho fatto fare un murale per una ragazza. L'estate ho trovato una conchiglia, l'ho fatta incastonare in una montatura in argento che ho disegnato io. Mi sono arrampicato a un balcone, al secondo piano. Follie. Ma davvero? When I was traveling Croatia, so I met this girl from Scotland and we met for about 10 minutes on the beach in Wales, and she was like, come up to Scotland to see me. Scotland's about 200 miles away from my house. One day I decided just to get in my car and drive to Scotland to see her. And then I never spoke to her again after, so. Sì, molte volte. Sì. Ci siamo allontanati giorno dopo giorno finché poi è arrivato un messaggio. Ah, che quella che mi piace praticamente va. Io la conosco. È fidanzata con una donna. Sì. Come diceva appunto, è che non si continua più. Ultima conquista. Io diciamo che inizio sempre il rapporto da amante e poi di conseguenza succede che lei si lascia e divento io il suo ragazzo. Beh, non ti vergogni? Un po' sì, sinceramente. Finisci l'amore di un'altra coppia. Lo so, ma se l'amore comunque alla fine è relativo, no? Dopo un po' passa la passione e insomma si cercano nuove esperienze, nuove emozioni, no Nico? Ma è finita l'intervista? No.